Diciamo che per in questo momento noi come Toscana Nord il problema siccità non lo stiamo ancora vivendo in maniera drammatica. Certo, c'è molta preoccupazione, stiamo studiando anche noi ipotesi per il futuro, per cercare di costruire delle riserve idriche e stiamo raccomandando in particolare l'utilizzo razionale e sostenibile dell'acqua, specie sul livello irriguo, che però non riguarda genericamente tutto il nostro consorzio, ma solo alcune zone, quindi la Lunigiana, la Piana di Lucca, mentre invece in altre aree viviamo altre problematiche. Però diciamo che ad oggi la siccità in Toscana Nord non è ancora un'emergenza. Ecco, per quanto riguarda invece i laghetti, ci sono progetti sul vostro comprensorio? Sì, stiamo pensando anche noi di costruire progetti esecutivi per le aree a monte che riguardano la Lunigiana, la Garfagnana e l'Appennino Pistoiese, che fa parte sempre del nostro consorzio di bonifica, per vedere di realizzare in queste aree degli invasi che possano costituire una riserva idrica importante e significativa, visto che queste aree sono Appennini che sono ricche di acqua.